In questo secondo video ho qualche dettaglio più tecnico sul funzionamento del fermentatore troncoconico termostatato con un gruppo fricacelle di Peltier. In questo momento all'interno del fermentatore ci sono circa 30 litri di birra, di mosto, una extra strong bitter che abbiamo cotto ieri, inoculato ieri, ho ossigenato il mosto, dopodiché abbiamo sigillato il tutto e ho cominciato a portare in temperatura. Temperatura di fermentazione target è 19,5-20 gradi, inoculato un lievito US 0,5. Vediamo le componenti sostanzialmente del gruppo frigo. Prima di tutto osserviamo la pompa. È una pompetta a 12 volt con supporti in ceramica, quindi adatta a un lungo utilizzo, un utilizzo continuativo, una pompa centrifuga, prodotta dalla Thermaltake, è una pompa tipicamente per uso computer, quindi per sistemi di raffreddamento elettrico del computer. Ha una portata comunque ragguardevole di 500 litri ora. Tutti i giunti sono da un quarto di pollice. Osserviamo il circuito della mandata. La mandata entra all'interno del serpentino in acciaio inox e da qua abbiamo al ritorno il tubo in neoprene che consente di minimizzare le perdite. Ho inserito nel circuito una vaschetta, diciamo, di raccolta di troppo pieno. Questa vaschetta consente, ha varie funzioni, consente di avere comunque una riserva d'acqua in modo da tenere sempre allagata la pompa, e dal tappo è possibile poi effettuare un riempimento del circuito in maniera molto agevole, però semplicemente con un imbuto. Quindi vedete che la portata della pompa, questo è il circuito di ritorno. L'acqua a questo punto dal circuito di ritorno entra all'interno del primo water block. Questo water block, osserviamo l'altro, ha una piccola riserva d'acqua all'interno, e al di sotto si vedono le celle di Peltier. Sono tre per lato, per un totale di 75 watt di potenza, sono in serie parallelo, e il calore prodotto dalle celle, quindi sul lato verso il water block avremo la parte fredda, invece la parte calda delle celle di Peltier è a contatto con un dissipatore, un radiatore, uno scambiatore ad aria, quindi sul cui frontale è montata una generosa ventola, una ventola anche questa 12 volt, che è possibile controllare in continua, è possibile monitorarne e controllarne la velocità. Come vedete, se ascoltate il sottofondo, la ventola si attiva e si spegne. O meglio, si spegne, va in un regime di rotazione più basso, perché il tutto è controllato elettronicamente da questa centralina. Questa centralina ha come ingresso ovviamente l'alimentazione a 12 volt dall'alimentatore a 20 A. Per far funzionare il tutto occorre un generoso alimentatore in grado di erogare qualche centinaia di watt senza stressarsi. Questo alimentatore è particolarmente anche potente, dispone anche eventualmente di una ventolina di raffreddamento. L'alimentazione va nella centralina di controllo, la quale ha come uscita i cavi che vanno direttamente alle celle di Peltier, che vengono controllate mediante un controllo PWM. La centralina infatti consente di erogare la potenza in maniera lineare da 0 a 100%, in funzione ovviamente della temperatura impostata. Dopodiché c'è l'uscita per la ventola, anch'essa controllata nella sua velocità dalla centralina, la pompa, l'uscita della pompa, la cui regime di rotazione, quindi la portata, è controllato dalla centralina, e un sensore di temperatura che è montato su questo lato, che misura la temperatura di ricircolo del fluido. Per monitorare la temperatura ho inserito anche un piccolo monitor, un termometro digitale con un suo sensore che è annegato qua sotto nella vaschetta di raccolta, quindi misura la temperatura in uscita dal serpentino, quindi teoricamente la temperatura più
più alte. In questo momento non so se si vede, ecco, qua si vede meglio, stiamo sui 19,1 gradi. Connesso alla centralina c'è un cavo USB, una presa USB femmina, e il tutto, ci spostiamo, va sul computer, dove abbiamo il software di controllo. Questo software, vedete, permette di tenere sotto controllo la temperatura, permette di graficare il grafico nero, la temperatura, vedete com'è stabile, il grafico invece in azzurro è la potenza erogata istantaneamente dal controllore. Attraverso questa semplice interfaccia possiamo misurare la temperatura, c'è uno scarto di 2 gradi, però noto l'offset, poi si tara il tutto. Ecco, in questo momento il sistema sta andando al 62% di potenza. Da qua possiamo entrare nella parte di configurazione e vedete che è possibile predisporre la temperatura. Io ho settato 22 tenendo conto che ci sono questi 2 gradi di scarto, quindi una temperatura target di 20 gradi. La potenza massima erogabile l'ho lasciato 100%, la minima, non voglio che comunque anche una volta raggiunto set point si scende sotto il 40%, e la massima temperatura del liquido di ricircolo. Poi abbiamo altri vari settaggi, possiamo decidere cosa graficare, le notifiche, questo è un sistema che può anche inviare allarmi, trap, ad esempio via email al superamento di certe soglie. Sostanzialmente, quando si fa save and close, i dati vengono riportati alla centralina e a questo punto è possibile assolutamente scollegare il cavo USB e tutto continua a funzionare regolarmente. Alcuni dettagli: il tutto è stato bloccato su una piastra d'acciaio, un foro al centro dove poter inserire ovviamente il gorgogliatore, al di sotto ho messo un strato di neoprene onde consentire l'isolamento, visto che sia l'alimentatore che il gruppo frigo genera del calore, quindi per non trasmettere per contatto del calore. È il primo collaudo, sembra tutto molto funzionale, molto stabile, vedete, l'insieme è estremamente compatto. Nello spazio in cui abbiamo il fermentatore di fatto ci sta anche il gruppo frigo, il tutto montato su un carrellino per il trasporto, perché dopo questa prima fase di test di collaudo lo trasferirò ovviamente in cantina. È un progetto sperimentale, diciamo che le celle di Peltier vengono applicate in molti campi, quella del raffreddamento del mosto potrebbe essere un'applicazione. Fatemi sapere cosa ne pensate e vi terrò aggiornati sullo sviluppo della fermentazione e ovviamente del risultato finale. Grazie, ciao!